Salve a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camaro. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, condividete il video, lasciatemi un bel like alla fine di questo video. E cortesemente condividete, fatelo vedere questo video perché ho bisogno di altri 40.000 minuti di visualizzazione per ottenere il contratto da YouTube, che per me è importante. Oggi vi faccio vedere come andrò a migliorare questa stampante per il lavoro di stampa che vado a effettuare, che di solito utilizzo una torcia per andare a visionare i layer di stampa e di la verità è molto scomodo. Guardando un po' alcuni progetti e idee su internet, sono arrivato alla conclusione di andare a stampare questa finestra o diciamo telaio che in descrizione vi metterò il link, dove andrò ad appoggiare una striscia a LED. Adesso andremo a vedere come attaccarla. In più ho effettuato altri due aggiornamenti. Qui ho messo una copertura per il fice, lo stop, in modo da non danneggiarlo, e di lato ho stampato, il link metterò anche qui in descrizione, un tast per il reset, per evitare ogni volta di effettuare lo spegnimento della stampante se la stampa non va bene. Quindi andiamo avanti con il video, adesso vi faccio vedere come andrò ad attaccare. Allora, io nel frattempo già me lo sono preparato, ho attaccato un paio di cavetti di colore rosso e nero per avere l'idea del positivo e negativo. Questa è una striscia adesiva, però se dovesse avere problemi di adesione andrò ad utilizzare anche una colla ATTAC, questa qui è quella Olimpia economica cinese. Quindi, partendo, allora qui in questo tipo di struttura qua ho un foro, non so se le altre stampanti ce l'hanno, andrò a utilizzare questo foro. Allora, potete notare che questi tipi di strisce LED hanno delle unità, diciamo, li chiamo unità, non so come le chiamate voi, che sono dei pezzi a 3 LED, quindi quando andate a tagliarli avete un taglio obbligato. Non effettuate tagli sulle parti bianche dove non c'è il simbolo della forbicetta, così rischiate di danneggiare tutta la striscia. Qui fa un po' di capricci, qui ci andiamo a mettere della colla. Allora, se riesco, andrò a progettare il copricavo per questo particolare qui, almeno così andrò a chiudere il foro e a coprire a nascondere, diciamo, il cavetto, se riesco. Poi ve lo metterò in descrizione anche in futuro, almeno così lo potete stampare e correggere. Oppure, se avete voi un'idea, me la passate a me in descrizione, anzi, scusa, non in descrizione, nei commenti, così posso andare a stamparlo io e migliorare così anche dal punto di vista estetico questa stampante. I'm
questo punto è il momento di metterla in funzione e vedere come va. Diamogli corrente. Ah, bellissima, stupenda, devo dire la verità. Andiamo. A posto, a questo punto, per non essere troppo noioso, vi ricordo di lasciare un like alla fine di questo video e di condividerlo. Quindi buona giornata a tutti.